Bentornati a tutti gli amici del canale Grange Fotografia. Siamo sempre con Max De Martino, cambia però il soggetto del nostro video. Oggi diamo uno sguardo molto ravvicinato al Profoto di 2, che in realtà ne esistono di due modelli, perché c'è il Profoto di 2000 da 1000 watt e Profoto di 2500. Entrambi si possono acquistare singolarmente oppure nel kit duo, quindi con due flash e la borsa dedicata per il trasporto. Ciao Max. Ciao. Allora, diamo uno sguardo al menu e poi facciamo anche un po' di chiarezza su quelle che sono le sue funzioni principali. Perfetto. Il primo aspetto che mi aveva colpito quando mi sono avvicinato ai flash Profoto, questo con tutti, è l'estrema facilità d'uso. Cioè, se io devo diminuire di uno stop, qui vedo 8, vado a 7 e ho diminuito di uno stop. Se devo aumentare di 2 decimi di stop, vado a 7.2. Non devo più pensare alle frazioni, a se un 24esimo è la metà o il doppio di un 48esimo, ma in questo caso veramente è molto molto semplice. Tutto questo si può fare anche dal mio telecomando. Una cosa molto importante del Profoto di 2 è la possibilità di lavorare su 10 stop e quindi di scendere molto di potenza. Sembra una cosa strana perché di solito si cerca la massima potenza con i flash, però per tutti quelli che lavorano nel newborn, per esempio, o per chi fa foto di cibo, food photography, vogliono lavorare a diaframmi aperti e quindi avere una gestione della luce molto dettagliata, ma per esempio lavorare con un obiettivo f1.2, f1.4, f1, magari le nuove ottiche Fuji, e quindi devo avere la possibilità di scendere molto come potenza, altrimenti non riesco. Questo è un vantaggio che ho con questi flash, perché ho 10 stop di potenze, quindi posso lavorare da potenze molto alte fino anche a potenze molto basse. Andiamo a vedere a questo punto il menu del flash. Intanto io che cosa vedo? Vedo qui la potenza e poi ho quattro cose che vedo qui sotto. Qui ho la possibilità di accendere e spegnere la lampada pilota, ho la possibilità di avere il beep, come avete sentito quando il flash ha già scattato, ok? Ho la possibilità di vedere in che modalità sto scattando, se sto scattando in modalità normale oppure in freeze mode, di questo parleremo tra poco, e poi posso vedere qui il sync, quindi vedere su che canale e su che gruppo è impostato il mio flash. Ora, qui ho il tasto per accendere e spegnere la lampada pilota, qui ho il tasto che mi fa entrare nei settaggi e ci arriviamo tra un attimo, e qui ho il tasto per far scattare il flash per fare un test se stessi lavorando con un esposimetro esterno. Questo è il tasto on, direi che è piuttosto semplice da comprendere. Entriamo nei settaggi. Ok, molto semplice. Adesso mi dice che la mia lampada pilota è settata sul massimo. Se io tengo premuta questa rotella, posso decidere che invece sia proporzionale rispetto alla potenza del flash, oppure ancora che sia libera, che quindi io possa decidere in maniera completamente autonomo di avere una potenza flash bassa e magari una potenza della mia lampada pilota media o viceversa. Uscendo da qui, l'altra cosa che vedo è la modalità normale oppure freeze. Max, una domanda proprio a proposito, sì, di questa modalità, perché c'è un po' di confusione, spesso mi chiedono la differenza fra high speed sync e modalità freeze, che in realtà sono due cose molto diverse. Sì, sono due cose che possono lavorare anche insieme, spesso si scatta in high speed e in freeze. Allora, diciamo che il freeze consente di avere un lampo molto molto veloce. A cosa serve questa modalità freeze? Quando fotografo per esempio lo sport. Alcuni flash non hanno questa modalità. Visto che appunto gli svedesi sono così precisi, in modalità freeze il lampo sarà un po' più freddo, circa 300 gradi Kelvin, e quindi ti dicono: guarda, tu avrai un lampo molto veloce, ma sappi che sarà un pochino più freddo del normale. Quindi in questo caso ti avvisano, diciamo. C'è gente che lo usa sempre in modalità freeze perché vuole avere sempre un lampo veloce, lo sa, e sa che il bianco sarà un pochino spostato. L'high speed sync invece ti consente di andare oltre i limiti dello shutter della tua macchina fotografica, perché con il flash si può lavorare normalmente fino a un 125esimo, un 250esimo, e se tu non imposti poi l'high speed sync, metà del tuo scatto o una fetta del tuo scatto potrebbe venire illuminata e il resto viene nero. Invece, lavorando in high speed sync, non hai questo problema, puoi scattare con tutti i tempi della tua macchina. Io scatto con la mia X-T4 fino a un 8000esimo di secondo senza problemi e posso sincronizzare il flash su tutti i tempi. Per cui
L'high speed sync di solito si utilizza quando? Quando io per esempio voglio lavorare in luce mista, quindi ho la luce del sole, voglio scattare con il mio obiettivo f1.2 e voglio scattare un 8 millesimo f1.2. Il flash mi sta dietro, un flash potente come questo mi sta dietro, io riesco a scattare in luce mista senza nessun problema. A volte invece se il flash si sincronizza fino a 250esimo a f1.2 io avrei troppa luce all'interno del mio scatto, in questo caso invece posso gestirlo tranquillamente. Andiamo avanti, vediamo le altre funzioni del nostro menu. Ritorniamo nel setting, abbiamo il ready, adesso è impostato su beep, posso toglierlo del tutto su off, oppure posso dirgli dim, quindi la lampada pilota in questo caso si riaccende quando il flash è pronto, oppure beep più dim, in questo caso fa sia il beep che la lampada pilota si riaccende quando il flash è pronto. Adesso magari lo togliamo visto che dobbiamo vedere tutti i menu del flash. Andiamo avanti, sync, in questo momento lui si sincronizza e la gestione è air, cioè io lo gestisco dal mio telecomando Profoto. L'altra possibilità invece è che scatti in slave, cioè quando il flash vede un altro lampo scatta a sua volta, oppure posso dirgli off e in questo caso lui si sincronizza solamente con il cavetto sincro, per cui non ha nessuna gestione esterna. Lo lasciamo su air, andiamo avanti, gruppo. Allora, i gruppi a cosa servono? Servono perché qualora io stia scattando con più flash all'interno della mia situazione di scatto sul mio set, posso decidere che qui metto un flash che si chiama A, lì metto un flash che si chiama B e quindi da qui io decido che questo flash, opa, torniamo nei settaggi, che questo flash si chiamerà A, B, C, D o come voglio io, questo si chiamerà A e poi il canale invece. Il canale è utile perché qualora io fossi in una situazione di uno studio dove siamo in più persone a scattare, non voglio che se tu stai scattando lì, scatti anche il mio flash. Per cui con i canali, diciamo è un canale radio con cui tutti i flash del mio studio scattano insieme. Il gruppo invece mi permette di decidere la potenza per ogni singolo flash all'interno del mio set. A, B, C oppure altri flash separati. Vediamo ancora qualche altra funzione, ma mi sembra che abbiamo visto tutto. Sì, abbiamo visto tutti i settaggi. Girare il, okay. Il menu. Allora, per andare nelle funzioni avanzate, che cosa si fa? Si tiene premuto a lungo Settings, e in questo caso entro nelle funzioni avanzate. Posso fare un reset del mio flash, posso impostare il display appeso, quindi upside down, e in questo caso, se io avessi un flash appeso al soffitto, potrei utilizzarlo tranquillamente. Ora ritorniamo nella modalità normale, così riusciamo a leggere meglio. Qui ho la possibilità di farlo accendere in automatico quando lui riceve corrente. Anche in questo caso viene usata solamente negli studi in cui spengo tutto, vado via e il giorno dopo il flash è a 4 metri d'altezza e io voglio che si accenda in automatico. Vediamo gli ultimi dettagli, torniamo nel menu, ok. Quindi in questo caso se io metto su Enabled vuol dire che lui quando riceve corrente si accenderà in automatico, lo lasciamo disabilitato. E poi qui c'è Speed, in questo caso io posso decidere che la velocità del lampo deve essere più lenta o più veloce. Io lo lascio sempre su Max perché mi chiamo Max, perché in realtà non ho mai avuto bisogno di avere delle velocità più lente. Sinceramente non vedo nemmeno questa necessità, però è una delle altre possibilità che ci sono. Ritorno nei miei settaggi. Abbiamo visto, credo, tutto. Profoto di 2, abbiamo scattato foto in situazioni sportive fino a un 63 millesimo di secondo. È un flash veramente super rapido, consente di bloccare i movimenti, è una monotorcia veramente che consente di lavorare anche su grandi volumi. Ci sono tra l'altro tutta una serie di opzioni per avere dei bulbi al quarzo che sono pensati per chi fa e-commerce semplicemente o per chi fa veramente molti scatti. È un flash super affidabile, come peraltro devo dire di tutti i prodotti Profoto. Sì Max, abbiamo visto gli aspetti più importanti, tu hai parlato di fotografia newborn, hai parlato anche di e-commerce, è stato uno dei best seller di quest'anno proprio per l'e-commerce, anche grazie alla sua incredibile velocità di ricarica, perché sì. È uno dei flash più veloci e più rapidi da ricaricare anche a piena potenza. È una cosa che io do per scontato, la realtà è che invece non lo è, chi ha lavorato con altri flash sa che non lo è. Max, ultima cosa, iscrivetevi al nostro canale se seguite tutti i nostri video. Sì, al canale, premete sulla campanella così riceverete la notifica e poi seguiteci ovviamente anche sui canali social che vi metteremo nella descrizione. Ciao! A presto!